Prendiamo la foto professionale ben definita, ben illuminata di questa statua antica, duplichiamola nel Photoshop in modo che possiamo controllare quello che andiamo a fare rispetto all'originale, per poter capire come si crea, come si fabbrica il paint by number. A dipingere su numeri tutti sono capaci, ma come creare, come fabbricare questi numeri, come dare origine a questi numeri? E ora lo vediamo. Portiamo una delle due immagini in bianco e nero, poi duplichiamo l'immagine e svuotiamola. Scegliamo un colore non troppo scuro e con il testo cominciamo a mettere il numero 1, 1, 2, 3, 4 file, poi duplichiamo con M, duplichiamo, e cioè copia, facciamo il copia e incolla diverse volte fino a riempire tutto quanto il quadro. Poi qui andiamo nell'immagine, andiamo a posterizza e scegliamo un congruo numero di settaggio di grigi, un 10. Memorizziamo la scritta posterizza in modo che non ci sbagliamo, duplichiamola anche. Dopodiché definiamo il pattern e riempiamo il grigio più scuro dopo averlo selezionato con la bacchetta magica. Ripetiamo l'operazione per maggior chiarezza. Unico livello, duplichiamo, copia e incolla. Quando il quadro è riempito dai vari incollaggi, in modo che abbiamo un texture fatto di un pattern fatto di questo numero, portiamo a unico livello e andiamo a fare definisci pattern. E impostiamo il numero 2 questa volta, e così abbiamo il pattern numero 2. Torniamo all'immagine, selezioniamo con bacchetta magica il secondo grigio e riempiamolo. In realtà questo era il primo grigio, il più scuro, riempiamolo col numero 1. Abbiamo però anche il numero 2 pronto come pattern, quindi selezioniamo il secondo grigio e andiamo a riempirlo col pattern numero 2, e così abbiamo i primi due grigi più scuri, uno nominato con numero 1 e l'altro nominato con numero 2. Dopodiché ritorniamo al quadro del pattern, cancelliamo tutto, ritorniamo a testo e scriviamo logicamente il numero successivo che è il 3. Quindi facciamo varie righe, facciamo con M seleziona e poi copia e incolla, e incolliamo tutte diciamo, le varie volte fino a che riusciamo a riempire di nuovo tutto il quadro. Ritorniamo a livello unico, ritorniamo a modifica, definisci pattern e questa volta lo nominiamo, lo titoliamo logicamente col numero 3. Ritorniamo all'immagine, selezioniamo il terzo grigio scuro con il contigui spuntato in modo che tutte le zone di quel grigio siano selezionate e riempiamolo con il pattern numero 3. La stessa cosa dobbiamo fare per tutti gli altri, sia quelli che abbiamo fatto prima sia quelli che faremo dopo. Sempre selezionare con bacchetta magica con contigui non spuntato. Quindi passiamo al numero 4 e facciamo la stessa operazione. Riempiamo, creiamo dei pattern numero 4, numero 5, numero 6, numero 7 e con i quali andiamo a riempire tutte le zone con i relativi grigi.
grigio numero 1 sale grigio più scuro, numero 2 il meno scuro, il numero 3 ancora meno scuro e così via fino ad arrivare al penultimo grigio che numereremo anche quello. L'ultimissimo grigio possiamo anche lasciarlo così. Il bianco rimane bianco. Prepariamo quindi con i tre colori primari, il rosso, blu e giallo, un bistro. Un bistro che è il grigio pittorico, come tutti quanti sanno, che è un bellissimo nero pittorico, un bellissimo il nero sporca, invece il nero bistrato è un grigio naturale, pieno di colore. Prendiamo questo bistro, diluiamolo con un prendiamo una parte di questo bistro scuro, lo diluiamo con una parte di bianco e creiamo un grigio meno scuro. E ripetiamo questa operazione 4, 5, 6, 7, 8 volte, tutte le volte che servono per creare i grigi di cui abbiamo bisogno. Se abbiamo bisogno di 10 grigi, creeremo 10 schiarimenti, partendo quindi dal più scuro quasi nero fino al bianco assoluto. Per intenderci, dobbiamo avere a disposizione questi colori qua. Schiariamo ancora per creare un grigio ancora più chiaro fino ad arrivare proprio al bianco. Dopo che avremo depositato questi grigi, con un pennello morbido andremo a sfumarli. Quindi con questi grigi, il grigio numero 1, andremo a coprire i numeretti numero 1, con col grigio meno scuro, il grigio numero 2, andremo a coprire tutte le zone in cui nell'immagine c'è il numero 2, quindi stamperemo, no? Quell'immagine numerata, la stamperemo su un cartoncino, su della tela, sulla quale poi dipingeremo. Quindi avremo l'immagine dapprima posterizzata così. Poi mano a mano che sfumeremo e andremo a fondere, andremo a lisciare questi passaggi scalettati, andremo a lisciarli fino a che arriveremo proprio all'immagine più perfetta. Ci si arriva con un pennello molto molto morbido e lavorando piano piano. Ma non è finita. Dovremo preparare, aspettando che poi il colore sia ben asciutto nella pittura, dovremo preparare delle velature colorate, cioè delle colorazioni trasparenti, con le quali andremo poi a dare dei riflessi o freddi o caldi sull'immagine che era bianco e nero, che era monocromatica comunque. Bistrata monocromatica, quindi andremo a mettere dei riflessi freddi, caldi, che possono essere bluastri, verdastri, in modo che da questo giungiamo a questo dopo aver dipinto e fuso e poi daremo le colorazioni. Questo, per esempio, è un Mosè che ha subito lo stesso processo lavorativo, posterizzato, sfumato e colorato. Questo è un altro Mosè dipinto, posterizzato, poi sfumato con i pennelli morbidi, quando il colore ancora è umido, e poi colorato, quando è secco. Questa è la Pietà di Michelangelo, dipinta posterizzata, sfumata e dopo che è asciutta, bene, velata con i colori. Possiamo fare anche dei nudi, ecco qui abbiamo un nudo posterizzato e finito. Abbiamo qui un altro nudo posterizzato e poi dopo successivamente sfumato e colorato. Ma possiamo fare anche dei paesaggi, possiamo fare tutto.